Siamo nel giardino della Biblioteca di Studi Umanistici dell'Università di Siena. Qui accanto a me c'è una specie di podio dal quale spesso leggiamo insieme agli studenti classici. Ci è capitato per esempio di recente di leggere integralmente in un'unica sessione tutto il Canzoniere di Petrarca. Leggere i classici è un piacere, oltre ad essere importante. Noi spesso andiamo a leggere i classici anche nelle scuole, con le scolaresche, e a me capita di avere per le mani un grande classico, uno dei più importanti della tradizione letteraria occidentale, l'Eneide di Virgilio. Si tratta di una traduzione che mi è stata commissionata alcuni anni fa dalla casa editrice Einaudi. Io insegno letteratura latina e ora ne leggerò qualche verso. Comincerò con leggerne qualche verso in latino e poi proseguirò con la mia traduzione, che ha cercato di adattare al materiale verbale italiano lo stesso ritmo che noi siamo abituati a seguire quando leggiamo i versi latini. At regina gravidian dudum saucia cura, volnus avit venis et ceco carpitur igni. Multa viri virtus animo multusque recursat gentis onosse. Ma la regina da tempo, ferita da grave tormento, dentro le vene alimenta la piaga e arde d'un cieco fuoco. Torna alla molta virtù dell'eroe nell'animo il molto pregio di stirpe, confitti nel petto, stambolto e parole, né il tormento concede alle membra il riposo che placa. Con il seguente fulgore di Febo irradiava le terre e scostava l'aurora, l'umida ombra dal cielo, quando, così, male in sé, alla concorde sorella si volge. Anna, sorella, che sogni mi tengono in ansia e terrore, questo ospite giunto da noi, com'è straordinario. Come si porge nel volto, che forza nel petto e negli omeri, credo davvero, e non sbaglio, che sia di una stirpe divina. Animi ignobili accusa il timore, e lui, ah, da quali fati è stato vessato, che guerre affrontate cantava, se non avessi nell'animo salda e incrollabile scelta di non congiungermi più con patto di nozze ad alcuno, dopo che il mio primo amore, morendomi illuse e deluse, se non avessi ormai in odio le stanze e le torce nuziali, forse a quest'unica colpa avrei potuto soccombere. Lo confesso, Anna, infatti, dal fato del misero sposo mio Sicheo e dalla strage fraterna che asperse i penati, lui solo i sensi ha piegato e ha colpito, sicché ora vacilla l'animo. Riconosco l'antica fiamma e i suoi segni, ma preferisco mi si apra profonda piuttosto la terra, o il padre onnipotente mi scagli col fulmine alle ombre, pallide ombre nell'erebo, e ad una notte d'abisso, prima che te, pudore, io violi, o i tuoi vincoli sciolga. Quello, colui che per primo a sé mi congiunse, i miei amori si è rapito, lui li abbia con sé e nel sepolcro li serbi. Detto che ebbe, affiorate le lacrime, ne riempì il seno.